vai a vedere, devi studiare queste cose, vai a vedere, e allora cosa succede? Vai a vedere e allora c'è, che questa finanziaria toglie 400 milioni all'università, quasi 1 miliardo alla sanità, però trova 2 miliardi e 2 per fare la TAV nel cemento e fare un buco di 50 km che non serve a nulla. Poi toglie soldi alle scuole. E poi fa delle cose che sono. Non toglie una lira alle armi, all'esercito, agli F-35, no, togliamo i soldi alla sanità, ai medici, porca puttana! E allora signori, allora qui bisogna fare una cosa, io il programma non ve lo dico, ve lo andate a cercare, dovete essere curiosi. C'è da 5 anni sul web, andate sul web, noi abbiamo fatto una cosa meravigliosa, arrivano tutte le televisioni del mondo a guardare questo fenomeno del Movimento 5 Stelle. Mi viene l'ora benedettina. Arrivano da tutto il mondo perché abbiamo fatto una cosa incredibile, in 3 anni questo movimento, senza soldi, senza chiedere un euro a nessuno, con le televisioni contro i giornali contro, in 3 anni, per il volontariato di queste persone, per passione, in 3 anni, siamo diventati la seconda forza del paese e forse. Allora abbiamo fatto per la prima volta le elezioni online, col computer, tutti dicono ma Grillo, cosa vuol dire? Tanta gente non ha il computer! Non è vero! Non è vero. Gli anziani come fanno? Gli anziani si faranno insegnare dai nipoti, io sono un anziano, ho imparato! Non è difficile, l'anziano 10 anni fa, se gli dicevi dell'iPhone, di avere un telefonino, ti diceva non ce la faccio, adesso ce l'hanno tutti gli anziani! E poi non è vero che i pensionati non vanno sul web! Andate a vedere chi c'è di notte su internet. Non dorme nessuno. Sono tutti lì a vedere che farmaco è uscito. Non sanno prima dei farmacisti. Quindi non venite a dire. Allora noi abbiamo votato online ed è stato bellissimo. Ci sono state delle primarie che ci stanno copiando. Il PD. Allora, io ho votato da casa mia. Ci ho messo 3 minuti, sono andato con la password dentro, sono andato a vedere i miei candidati nella Liguria, nella mia circoscrizione, erano 25, e sono guardato il curriculum, ho guardato le facce e me li sono scelti. E ho scelto una professoressa con 3 figli, ho scelto un ragazzo disoccupato di 22 anni e ho scelto un ingegnere, 3 preferenze. E Dio mio, mi sono sentito felice da casa mia, senza... Stiamo mandando in Parlamento della gente normale. Io in Parlamento ci voglio vedere una madre di 3 figli. Una madre di 3 figli sa come condurre una famiglia e sa come condurre